dopo 2 anni di lavoro siamo riusciti a ultimare la sala operativa, che per noi, oltre a fungere la sala operativa vera e propria, essendo un gruppo comunale, per noi è una sorta di sede, quindi una sorta di casa, perché per noi la casa è il comune, ma ovviamente il comune serve per tutt'altre questioni amministrative, quindi non era facile poter gestire noi, entrare e uscire quando volevamo, perché essendo un palazzo istituzionale non è così facile. E quindi grazie all'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione la stanza, grazie anche a Sergio a Petrarca Sergio che ci ha dato una mano come responsabile del settore per trovare la giusta locazione. E abbiamo effettuato tanti lavori, i quali senza l'aiuto di alcuni, tutti gli sponsor che ora abbiamo invitato oggi, alcuni sono presenti, altri non sono potuti venire, non avremmo mai potuto terminarla né iniziarla. E quindi sono state persone che ci hanno donato i pavimenti, ci hanno dato i soffitti, gli impianti elettrici, l'illuminazione, i televisori, i computer, tutto quello che c'è lì dentro è il 99% donato da tutte le persone di Orte, ai quali io ringrazio personalmente, perché oltre ad essere amiche mie, le sento molto vicine in questi casi, soprattutto quando si dice che amici si chiedono nel momento del bisogno, e posso dire che loro sono stati molto generosi, perché anche in questo periodo di crisi non è facile. E noi, come avevamo detto il giorno dei funerali di Pecerolo, un nostro volontario scomparso, ovviamente abbiamo mantenuto la parola e abbiamo nominato questa sala operativa a lui, a Giovanni. Un nostro membro, non è un membro dei più anziani, lui è entrato con me nel 2012 se non erro, faceva i servizi che poteva fare perché noi lo conoscevamo, quindi essendo persona, non era anziana, però ovviamente magari ha difficoltà col fumo, quindi lui prediligeva fare altri tipi di servizi, e quegli altri tipi di servizi non mancava mai, cioè, quindi i servizi delle feste, dove poteva fare tra virgolette i cancelli o cose varie, essendo presente, e i servizi di piazza, e quindi noi ci siamo sentiti di nominarlo a loro, e spero che questo sia una cosa gradita alla famiglia. Detto questo, volevo un attimo fare un piccolo sunto di quello che è la nostra attività, ultime attività. Noi oggi, oltre a inaugurare la sala operativa, festeggiamo anche i 10 anni dalla nascita del gruppo. Il gruppo è nato con il sisma dell'Aquila, dove dei giovanissimi volontari hanno iniziato a raccogliere dei materiali che venivano richiesti, e partirono col pick up e andarono all'Aquila a portare questi beni. Da lì nacque questo gruppo. E il gruppo da quel giorno lì, ovviamente degli storici, ne è rimasto uno solo, gli storici, perché la maggior parte erano tutti ragazzi giovanissimi, e poi ovviamente i ragazzi giovani pensano, qui abbiamo anche il collega della Croce Rossa, pensano che il 90% del lavoro che compie un volontario è le grandi emergenze, ma fortunatamente non sono le grandi emergenze, perché quelle noi speriamo che non accadano mai, ma è la quotidianità, e la quotidianità porta via tanto tempo, perché soprattutto nel nostro paese, nella nostra regione, nella nostra provincia, capita ogni giorno, sfortunatamente nell'ultimo periodo in cui la crisi climatica si fa sentire, qualsiasi tipo di necessità, quindi vedete, piove per 2 settimane consecutive, aprono la diga, il fiume si alza, arriviamo a livello 4, poi scatta un'allerta e devi vigilare il fiume. E cadono gli alberi, l'ultimo anche il comandante non sa qualcosa degli alberi caduti, e poi c'è la crisi dell'emergenza boschiva, quindi tutto quello che riguarda l'antincendio, che ci impegna dal 15 di giugno al 15 settembre, quindi è la quotidianità. La quotidianità comunque è importante, è un impegno importante, quindi il volontariato io reputo che non deve essere visto solamente come quando c'ho tempo ci vado, perché da un lato è un impegno personale, perché è un impegno costante tutti i giorni, e quindi ben vengano quelli che riescono a dire c'ho 2 ore ci vado, ma soprattutto io lodo quelle persone che a volte sacrificano la famiglia perché arrivano una telefonata di emergenza, si alzano alle 2-3 di notte e partono, come capita spesso che sentiamo le chiamate dall'amico sindaco
oppure dai carabinieri stessi. E quest'anno, grazie, facendo sempre con una storia, grazie comunque alle amministrazioni passate, grazie all'amministrazione Polo, grazie all'amministrazione Primieri e anche alle amministrazioni che ha dato avanti il Maria Pia De Rosa, che era il commissario straordinario, siamo riusciti in questi ultimi due o tre anni a avere una grande evoluzione. Noi in questi 8 anni avevamo soltanto un umile pick up, neanche ben sistemato, perché non aveva, diciamo, i colori giusti dalla pozzeria, e quindi eravamo solo quello, non avevamo niente di più. Però noi con quello siamo riusciti a arginare l'emergenza del 2012, che per noi sono state un anno funesto per via delle gamme della calamità del Tevere. Come tutti ricordate, era esondato tutta la zona degli impianti sportivi, tutta la zona commerciale, tutta la zona qui del tratto delle Baucche, del parcheggio. Quindi noi, nonostante questi piccoli pick-up, grazie alla Regione che ci ha mantenuto squadre, grazie alla Croce Rossa che è sempre stata presente, siamo riusciti a fornire il supporto alla popolazione per come lo potevamo. Sempre quell'anno c'è stata una maxi emergenza incendi, quindi il 2012 per noi anche qui in zona è stato ci sono stati vasti incendi, c'eravamo una media quasi di 2 giorni. Quindi una squadra montava, una squadra smontava, o nel territorio ortano o comunque regionale. E questo ci ha permesso dalla provincia, quell'anno lì, di avere una riconoscenza, un premio per essere stata una delle squadre più utilizzate nell'ambito provinciale. E quindi passando gli anni, comunque siamo riusciti ad avere altri mezzi, quindi una torre faro, che siamo riusciti grazie ad Angelo Giuliani, in concomitanza comunque con il sindaco uscente Moreno Polo, ad acquistare insieme alla Torre Faro e allo spargisale. È stato utilissimo spargisale nelle ultime emergenze neve, è stato molto utilizzato, non solo Orti, anche da colleghi di Vasanello siamo stati a dare una mano. E non per ultimo, adesso stiamo acquistando un nuovo pick-up, grazie al bando regionale e ai fondi sempre una parte comunali, è utilissimo quel nuovo modulo antincendio, che per noi è importante, visto che il modulo antincendio che abbiamo adesso, come parlavamo pochi minuti fa con l'amico della gestione della Regione Lazio, è un po' vetusto, un po' vecchio, che ha i suoi 13 anni, 14 anni, e quindi è arrivato alla frutta. Noi ci siamo un po' rimboccati le maniche. I fondi, Angelo lo sa benissimo, i fondi comunali, i fondi regionali, i fondi nazionali sono sempre minori, e non era possibile chiedere all'amministrazione comunale una spesa, perché loro ci aiutano per quello che possono, con i mezzi, con i materiali, però chiedere anche di sistemare una stanza, io non la sentivo, perché credevo che era quasi impossibile poterla chiedere. Quindi io, per me, loro che ci hanno dato questa grossa mano a sistemare, i nostri, diciamo, amici, se non era per loro noi oggi non stavamo qui a festeggiare questa sala operativa. Abbiamo altri progetti migliorativi con l'amministrazione, uno si chiama Alert System, che è un progetto che praticamente avvisa la popolazione sui vari, diciamo, non solo emergenze che succedono, anche cose ordinarie, nel senso che c'è una sala operativa che potrebbe essere la nostra, ma volendo anche la polizia locale, dove se c'è un determinato allarme, ad esempio mettiamo caso una rottura di un guasto all'acquedotto che quindi permette che Perignano rimanga senza acqua, a noi ci permette con solo pulsante di avvisare soltanto chi abita nella località Perignano, di avvisare che l'acqua in quel momento, cioè che l'acqua sarà chiusa. Gli assessori agli ambienti delle precedenti amministrazioni, perché sono 10 anni che hanno dato vita a questo movimento della protezione civile, che è stato utilissimo per la nostra città, non solo per la nostra città, anche per altre città limitrofe, e ci hanno garantito un certo margine di sicurezza anche a fatti importanti e imprevedibili che abbiamo subito nel corso degli anni. Quindi un grazie all'amministrazione Primieri, un grazie all'amministrazione Poli, un grazie va al commissario, e noi speriamo di migliorare sempre di più questo tipo di volontariato, che può, anzi che senz'altro è di una unica utilità nel
sul territorio, perché laddove l'amministrazione non può arrivare ci sono loro che magari con abnegazione e sacrificio riescono a dare delle risposte importanti, magari coordinandosi con la Regione Lazio, con il Tipo. Però in questa occasione non può venire meno il mio ringraziamento anche nei confronti di tutte le altre realtà che hanno aiutato la Protezione Civile, quindi mi riferisco ai Carabinieri, alla Polfer, al Comandante dell'Aeronautica che spesso ci ha supportato anche con la cittadini, tra organismi, tra enti, tra istituzioni, che ha reso possibile che tante cose, magari anche pericolose, non abbiano poi prodotto danni ancora più gravi rispetto a quelli che abbiamo subito. E ricordo che oltre all'alluvione del 2012, forse è stato l'evento più traumatico che la nostra collettività ha avuto negli ultimi anni, ma negli ultimi 3 anni è capitato di tutto, quindi grazie anche alla qualità, alla forma di addestramento che loro poi hanno effettuato sul campo, la loro esperienza, noi siamo riusciti a perdonare un nubifragio, situazioni di incendi anche pericolosi, dove purtroppo magari abbiamo anche constatato delle vittime. Insomma, è un'attività che è notevole, che è importante, e non dimentichiamo quel quotidiano, perché magari tante cose non passano inosservate, ma ci sono momenti che tra pericoli latenti o pericoli immediati, crolli e quant'altro, loro a tutte le ore del giorno e della notte sono pronti a darci una risposta e a mettere in condizione di sicurezza delle situazioni di pericolo per i cittadini. Quindi io credo che questa è una realtà bellissima che va supportata, va aiutata, e a questo proposito dico grazie a tutti i volontari che hanno contribuito per rendere possibile la realizzazione della sala operativa, che come poi vedrete più tardi sarà, come avrete occasione di vedere, è una sala bellissima, organizzata, strutturata, votata anche a sistemi innovativi che possono anche rendere ancora più approfondito il sistema di controllo del territorio. Quindi è una occasione bellissima, perché ricordiamo 10 anni di abnegazione, di contributo dei nostri cittadini, è una cosa che non può essere dimenticata. Al tempo stesso vediamo che poi invece, oltre al miglioramento delle strutture, dei mezzi, abbiamo anche questa evoluzione a livello telematico o tecnico, che ci consente anche una risposta ancora più immediata a questo tipo di situazioni di criticità. La Croce Rossa non sono nata, ma fa parte comunque dell'operato del sistema della Protezione Civile. Quindi ancora una volta dico che questa cosa va supportata, va ampliata, va incrementata, va incoraggiata. Quindi se ci sono anche altri giovani che vogliono cimentarsi con questo tipo di approccio al contributo, alla collettività, io dico ben venga, noi faremo in modo di metterli nelle migliori condizioni possibili. Ci sono degli aspetti e delle branche che ancora possono essere sviluppate, io pure nella mia personale, passioni personali, che spero di incoraggiare con l'unità cinofile, insomma quant'altro possa servire a mettere in sicurezza i cittadini, a prevenire situazioni di pericolo e comunque migliorare le condizioni di sicurezza della nostra città. Non posso che ringraziare Francesco, come ho ringraziato in precedenza anche Donatello, che negli anni precedenti ha gestito questa cosa, così come non posso che ringraziare tutti coloro che operano in questo modo e che ci hanno dato questo grande aiuto. Grazie di cuore anche a nome della città di Orto. Il fatto di avere un gruppo comunale di protezione civile ci fa stare più sicuri e abbiamo visto, come ricordava già il sindaco, gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto il nostro territorio, da maggio, quello che insomma è accaduto qui ad Orte, e anche ad ottobre, insomma quel vento fortissimo che c'è stato, che ha fatto cadere determinati alberi e tutto quello che... E quindi il fatto di avere un gruppo comunale ci fa stare come cittadini molto più sicuri. Non posso dimenticare anche appena noi insediati
che il gruppo comunale ha aiutato anche a far uscire i bambini dalle scuole, mi ricordo con la scossa di terremoto, è andato tutto bene. Quindi questo diciamo, è un fiore all'occhiello quello che noi abbiamo. Quindi i miei ringraziamenti a tutto il gruppo comunale, ai volontari e a tutti quelli che hanno collaborato con la protezione civile, che ci fa stare appunto, ci fa essere contenti di avere questo. Logicamente le associazioni sono un grande tesoro che noi abbiamo. E quindi grazie a tutti voi, insomma, che possa sempre migliorare questo, nel senso che ci sono altri episodi come quelli che ci sono stati. Grazie a tutti. Funzionario dell'Agenzia di Protezione Civile, sono qui a rappresentare il direttore che non è potuto essere lui presente, ci avrebbe tenuto, quindi mi ha dirottato, infatti sto con moglie e figlio, ho seguito e discuto per questo. Ringrazio tutti i presenti, le autorità, il sindaco, ma soprattutto voglio ringraziare tutti i ragazzi che fanno questa attività, perché noi lo facciamo, noi intendo noi come le altre forze dello Stato impegnate in questa cosa, lo facciamo perché per noi comunque è un lavoro. Loro lo fanno togliendo tempo alla famiglia, rischiando anche personalmente, e quindi penso che nel sistema di protezione civile loro sono veramente quello che è l'elemento indispensabile. Quindi io ogni volta che mi capita di presiedere queste cerimonie, mi sento veramente di ringraziarli, perché io vivo costantemente la loro realtà, non solo qui ma in tutto il Lazio, e quindi mi rendo conto di quello che dei sacrifici che fanno per portare avanti questo che è tutto il sistema. Io non voglio sicuramente farvi perdere tempo, anche perché, come in maniera molto esaustiva è stato già rappresentato sia da Francesco che dal sindaco, avere una cosa del genere per noi come regione, ma per tutto il sistema, che ricordo è un sistema che ormai coinvolge tutti, coinvolge la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, l'Aeronautica Militare, anzi, colonnello, noi stiamo facendo un corso questi giorni a Vigna di Valle, anche mercoledì dovremo andare con i suoi colleghi, stiamo addestrando dei DOS, quindi facciamo delle simulazioni aeree, quindi è diventato un sistema in sinergia che coinvolge tutte le forze dello Stato a tutti i livelli. E così è stato, nel senso che ad Amatrice, dove purtroppo in termini di costi di vite umane e di danni è stato l'ultimo evento severo che ci ha visto impegnati, lì si è visto proprio come il sistema ha funzionato, come tutte le varie forze, le varie componenti hanno lavorato, ognuno per quello che è la sua attività specifica, in maniera perfetta. Per quanto l'evento è stato tragico, è stato severo, comunque alla fine si è riusciti in qualche modo la sera, cioè la sera del 24, a far dormire tutti dentro delle tende, a dar da mangiare a tutti. Questo grazie a tutte le componenti, grazie all'Aeronautica che ha installato una sala operativa e una torre di controllo per la gestione del traffico aereo degli elicotteri, grazie ai Carabinieri e alla Polizia di Stato. Io li ho visti, tutta gente che ha lavorato senza guardare l'orologio, come tutti noi del resto. Quindi è un sistema che funziona proprio perché ormai è in sinergia. Noi dopo Amatrice la Regione ha investito tanto anche in termini economici, sia sulla formazione dei volontari, sul loro equipaggiamento, anche per quanto riguarda la sede dell'agenzia è stato deciso di fare una sede operativa dal 2018, è una sede che è stata denominata Casa della Sicurezza, dove ci sono le sale operative sia delle nostre che del numero unico d'emergenza 112, che al momento opera su Roma, ma che ben presto verrà estesa a tutte le altre quattro province del Lazio. Diciamo che Amatrice ha fatto capire alla politica l'importanza di questo settore dello Stato, no? E da lì si è partito. Sono molto contento che qui ad Orte, che comunque da un punto di vista sia orografico che geografico è un punto vitale, perché c'è sia un nodo ferroviario che autostradale che è molto importante per la viabilità nazionale. Quindi sapere che noi possiamo contare, come già è successo e sappiamo che possiamo contare di voi, quindi ringrazio anche il sindaco perché in qualche modo ha voluto implementare questo sviluppo in senso positivo.
per noi è molto importante, perché avere sul territorio delle strutture valide dove siamo sicuri che chi opera per tutto non si fa male, perché ovviamente se noi dobbiamo aiutare gli altri dobbiamo essere i primi a lavorare in sicurezza noi. E quindi niente, io posso soltanto ringraziare tutti voi per quello che fate ogni giorno e speriamo di vederci solo e esclusivamente in queste situazioni e di non vederci in altre situazioni diverse. Grazie a tutti voi. Attività di protezione civile in 10 anni di servizio. E ovviamente non c'è persona che non può raccogliere questa targa che ha a nome di tutti, però il grande impegno che hanno profuso appunto per noi e per tutte le azioni che hanno prodotto sul campo. Quindi grazie. Thank you.
Grazie.